Ciao a tutti ragazzi, bentornati. Team review anche oggi, ma non solo del team, c'è anche qui il giocatore qua sotto di me, Matteo Agostini. Ciao a tutti ragazzi. Allora, Matteo ha vinto a Francoforte il regionale, quindi diciamo che ha fatto un ottimo risultato, ma non è il primo ottimo che fa. Anche l'anno scorso si è distinto in vari tornei, ha fatto anche top 16 all'internazionale di Londra, se non sbaglio. Quindi stiamo parlando di un giocatore che è riuscito a passare dal lato dei top player, ragionandoci, dandosi da fare, e adesso è davvero un giocatore di tantissima qualità. Quindi ho voluto portarvi questa persona proprio per darvi un esempio concreto che ce la si può fare. Voi vedete sempre i top player distanti, però lui li vedeva una volta distanti, adesso lo è anche lui, quindi insomma diciamo che è l'esempio che ci voleva. Ora io ti ringrazio di questa cosa, scusami se ti interrompo, ti ringrazio di questa cosa e cioè diciamo che non è mai semplice quando si inizia, perché è chiaro che si pensa sempre di non arrivare mai, poi alla fine ci sono quei momenti in cui davvero il sogno si può realizzare. Per me Francoforte è stato questo, cioè un sogno che diventa realtà, non tanto per il fatto di aver vinto il torneo in sé per sé, che comunque è gratificante anche quello, quanto per il fatto che poi comunque vedi veramente tutti gli amici che sono lì per te, che festeggiano con te, che esultano con te, che penso sia la parte più bella davvero che ti può regalare questo gioco, ma qualsiasi altro gioco o sport che facciamo tutti noi. Più che altro penso che sia bellissima la sensazione che uno ha quando riesce a fare il risultato e vedere tutti quelli intorno a sé non sorpresi di questo risultato, ma contenti, e diciamo riconoscono il tuo valore a pieno. Quindi diciamo uno lo sa quando è forte, no, quando esatto, è preparato. Infatti a Francoforte è stato tra virgolette proprio così, cioè nella finale che ho giocato, una volta che ho vinto, ho visto veramente questo muro di gente che era girata verso di me ad applaudire, e appena sono uscito dalla postazione streaming che mi sono corsi incontro 15-20 persone. è stato bellissimo, ecco, quella è la cosa che penso che mi porterò dietro sempre. Molto bene, sono contento anche della nostra community italiana, che siamo non solo i più forti, ma siamo anche più affiatati tra di noi, a parte qualche flame tra qualche personaggio, siamo tutti belli uniti. Quello diciamo è passabile, dai, è una cosa normale. E senti, parliamo subito del team, perché di team review si tratta. Il team lo vedete qua in basso: Xerna, Skjoger, Insigne, Amungus, Tornadus, che ha fatto scalpore, adesso va di moda, chiunque lo usa, e Zarina. Quindi parliamo subito di questo: come ti è venuta l'idea, con chi hai preparato il team, perché hai fatto un team del genere, insomma che calcoli hai fatto prima del torneo sui matchup? Allora, è andato un po' così, è nato tutto dal team col quale io ho vinto la Premier Challenge di Bologna. Ok. Prima avevo vinto la Premier Challenge con lo stesso team, solo con Ludicolo e Cartana su Zarina e Tornadus. Avevo quindi la base di quel team lì, che era sicuramente Kyogre, Xerne, Incineroar e Amongus, che mi piaceva molto come core. Questi quattro secondo me sono veramente veramente forti, ai quali appunto diciamo volevo fare un paio di modifiche proprio su questo team. La prima è stata un'idea di Zarina appunto su Cartana, perché Zarina, oltre ad aiutare Kyogre a fare dei danni enormi, riusciva a spezzare i White Guard con Feint, riusciva a tenermi gli altri Kyogre con Dropkick o Power Whip del caso. Io in particolare poi ho dato Dropkick perché volevo il 100% di accuracy e non missare Power Whip importanti. E poi in realtà, chiedendo agli altri miei compagni di team, in particolare appunto Simone Casini ed Andrea Pagano, con loro mi sono confrontato e all'inizio è uscita l'idea Talonflame perché scusate, perché praticamente aveva Gale Wings, quindi la sua abilità che mi permetteva a piena vita di settare Tailwind facile. Però mi sono trovato diciamo davanti anche difficoltà del caso tipo Tapulele, nel senso gli avversari erano molto intelligenti a non bersagliarmi Talonflame, a farmelo rimanere a piena vita, e l'unica cosa che potevo fare era Flare Blitz. E capisci bene che giocare Kyogre con Talonflame che fa solo Flare Blitz diventa un po' un problema. Lo è stato, e ho visto che girava e non girava. E poi anche in caso magari ti stallano la Tailwind, entra il Kyogre Scarf avversario, non puoi più fare Tailwind. Diventa veramente un macello, quindi girava e non girava.
Allora, da lì poi è uscita questa idea Tornadus che già in realtà no, io e questi altri due miei amici avevamo provato, non proprio in questo team in particolare, però avevamo provato Tornadus in qualche altro team senza ottimi risultati. Però abbiamo detto, ci serve un tipo volante, ci serve qualcosa che ci pari benissimo da tutti i tipi erba e ci serve qualcosa che metta tailwind o che comunque impedisca di mettere tailwind a chi setta tailwind velocemente, quindi Crobat, tutti questi fast tailwinder, no? Cosa ci permette di bloccare tutto ciò? Proviamo Tornadus. Tornadus è stata la risposta, è stata anche un po' la chiave di tutti i matchup, soprattutto perché impara anche Rain Dance. Quindi, ad esempio, con Venusaur e Groudon, Venusaur che stava uscendo tantissimo durante quella settimana, era praticamente in ogni team Venusaur. E quindi abbiamo detto, va bene. Proviamo Tornadus e copriamoci bene. Infatti, penso si sia visto sia in top 4 sia in finale a Francoforte. Ho incontrato praticamente lo stesso team. E quindi, insomma, penso si siano visti i risultati su Groudon Venusaur. Che poi tra l'altro tu hai un team che ha buon matchup su Xerneas, Groudon, però sì, in top li hai trovati, però in Swiss invece no, se non sbaglio, Swiss ne quindi. ho trovato solo uno. Solo uno in Swiss mi sono beccato, anzi, un team davvero che poteva darmi fastidio, come quello di Eric Rios, che tra l'altro è il primo in Europa, quindi non proprio il primo giocatore che arriva oggi, ma insomma un giocatore solidissimo. E lui che mi giocava tra l'altro Ludicolo e Nilego insieme più Solgaleo. Quindi è stato un pochettino dura. Infatti Game 1 se l'è portata a casa lui, Game 2 me la sono portata a casa io e Game 3 ho fatto due giocate abbastanza rischiose, però hanno dato i suoi frutti, quindi bene così. Comunque, insomma, quello mi ha messo davvero in difficoltà. Per il resto è un team che se la gioca contro tutti. Non dico di avere matchup più su di una cosa o meno su di un'altra, però più o meno si può garantire un matchup neutrale. Tant'è che, ad esempio, a distanza di una settimana, proprio ieri, lo stesso Leonardo Bonanomi ha fatto top 4 al mid-season di Bologna, che insomma il livello lì era abbastanza alto. Io ho cambiato team, ho comunque finito in top 16, però sono comunque finito in top 16, però diciamo che cambiando team ho voluto provare qualche cosa di diverso. Anche questo secondo me significa molto, perché quando si gioca anti-metagame solitamente o si ha fortuna e tipo si vince o si perde malamente. Perché? Perché sì, sei un anti-metagame e quindi sei anti-Xerndon, però è facile perdere contro gli altri team. Infatti io ai miei utenti ho consigliato di non giocarlo subito questo team, perché sono convinto che in un matchup all'infuori di Xerndon il lavoro mentale che te devi fare è bello pesante, e anzi quasi nessuno ci riesce a riuscire a trasformare quei matchup in maniera positiva. Invece tu hai dimostrato di saperlo fare in Swiss, di avere magari incontrare altri anti-metagame e riuscire a vincere, che è quella la parte fondamentale degli anti-meta. Cioè, io sono antimeta, però anche gli altri lo giocano. Devo anche No, vincere contro di loro. esatto. Poi ora, sai, questi, cioè, i team che abbiamo in questa fase del meta sono sostanzialmente 4-5 archetipi. Su quei 4-5 archetipi uno magari si può fare un'idea. Il fatto di portare un Pokémon come Tornadus prepotentemente nel meta è una cosa abbastanza particolare. Non dico che l'ho portato io assolutamente, cioè magari c'è chi l'ha già provato, c'è chi l'ha già testato, però comunque diciamo che con questa vittoria qui Tornadus sicuramente lo vedo molto più spesso e devo dire che insomma giocare ora un qualche cosa di solido è difficile. Diciamo che è un periodo del meta abbastanza particolare. Quindi Vero. è abbastanza difficile muoversi in questo momento. Infatti, diciamo che al momento non ho grandissime idee. Cioè, sto provando un po' di tutto. Ad esempio, ieri al mid-season ho provato Necrozma Dusk Main insieme a Kyogre. Ha dato i suoi risultati. Comunque, in top 16 sono arrivato. Però non è stato tutto questo granché a parer mio. Poi c'è chi, ad esempio, invece con Necrozma Dusk Main ci trova, cioè, ci fa benissimo, anzi. Giusto. Gioca benissimo. Quello poi dipende molto dallo stile del giocatore, come tu dicevi appunto prima, giustamente. Uno può provare Tornadus e può non risultargli assolutamente utile o può non piacergli per niente. Ci
oppure uno può provare Tornadus e trovarci sia a meraviglia. Quindi quello dipende molto dal playstyle del giocatore stesso. Esattamente, sono d'accordo. E senti, ovviamente non ti chiedo le spread perché sono preziosissime, perché non ti voglio magari rovinare qualche evento, visto che magari qualche altro giocatore può essere all'ascolto. Qui vedete il team, non tutto perché Zarina è scoperto, però comunque le spread ve le ho messe standard. Vi metto qua sotto le TT, però ragazzi, le spread dovete rifarvele. Ora noi proviamo magari un match giusto per farvi, non so, vedere come si gioca, magari una leading carina oppure no. E niente, spero vi piaccia. Occhio a usare Tornadus perché va giocato bene, non spammatelo ovunque in tutti i team come fa già qualcuno, mi raccomando. Qui siamo contro a chi ha vinto il regionale di Philadelphia, il team lo stesso. Esatto, qui ci può stare, proviamolo. Allora, ai Veltal, ok, abbiamo Xerneas. Per Stakataka invece con Waitguard ci può fermare Kyogre, quindi non so se è fondamentale Zarina oppure no. Questi allora, sono i dubbi che ho in questo momento. Allora, qui comunque potremmo anche portare Amogus, ma bisogna fare molta attenzione a Tapulele. Giusto. Xerneas è buono, anche se Stakataka e Toxicroak rompono parecchio. Il discorso è, lui potrebbe fare ad esempio banalmente l'Ele Stakataka anche per impedirci l'eventuale feint di Zarina, o il taunt, potrebbe impedirci il taunt di Tornadus. Qui proverei a fare io gli direi Xerneas, che non è male. Zarina, anche Xerneas Among Us proverei. Ok, sì, abbiamo Rich Powder. Dobbiamo stare attenti a Stakataka se è Goggles, giusto? Sì, dobbiamo fare attenzione a Stakataka. Io proverei comunque Xerneas Among Us Zarina. Se no, aspetta, proviamo anche Zarina in lead. Ok, Zarina, fai Zarina Xerneas. Among Us Kyogre. Portiamo Among Us Kyogre, sì. Ok, sì. Buono. Ok, lui è partito ai Vestal Kyogre, proprio zarrogante. Perfetto, quel Kyogre è Scarf. Esatto. Quindi può rompere abbastanza, soprattutto su Xerneas. Noi dobbiamo assolutamente proteggerlo. Abbiamo Among Us dietro, vero? Sì. Abbiamo Among Us e Kyogre stesso. Quindi o facciamo... Io proverei a fare protezione su Xerneas molto banalmente e dropkick su Kyogre in modo tale che non siamo. A regola reggiamo Mote Spout più mossa di Veltal. In teoria dovremmo reggerlo. Ok. Ok, niente, Toxicroak. Va bene, gli tagliamo l'attacco di uno stadio, non è male. Sì, davvero. Ok. Perfetto. Allora, lui recupera, noi dietro abbiamo Among Us, che non ci fa malissimo, però con Zarina, diciamo, tra virgolette, facciamo un po' poco. O abbassiamo l'attacco dei Veltal. Potremmo anche, banalmente, provare Helping Hand Moonblast sui Veltal, però se lui poi rientra di... se switcha via i Veltal e rientra Kyogre, vabbè. Ho paura del fake out, più che altro. No, non può farti fake out perché... Ah già, è vero, è Zarina, vedi? Quindi io proverei Helping Hand Moonblast sui Veltal. Ok, dai. Oh, è entrato. Vedi, lui ha fatto fake out. Ok, giusto. Classico errore contro Zarina, ha perso la partita o quasi perché... Sì, ora non è detto perché magari rientrerà di Kyogre probabilmente. Ah, il mio Zarina è min speed, quindi probabilmente perdo... La spittai con Toxicroak, però l'attacco gli è calato. Secondo me con Poison Jab non ci sciotta per niente. No, il problema è appunto, il problema è se proprio entra di Kyogre in questo turno qui. Lui potrebbe fare Poison Jab più Ice Beam tutto su Zarina, ma non penso si locchi su Ice Beam. Anche perché se no noi rientriamo con Among Us a Rage Powder vinciamo. Noi abbiamo ancora Kyogre e Among Us dietro. Sì.
Io proverei a fare in questo momento Dropkick su Kyogre a questo punto. E Protect. Sì, e proteggerei un'altra volta Xerneas. Ok, E lui Spout. blocca su Water Spout. Noi dovremmo reggere con Sarina. E infatti, Ottimo. vedi cosa vuol dire fare Dropkick? Non è assolutamente male. Io ho preferito questo perché in questo modo qui noi abbiamo un Geomancy gratis. Vero. Oddio, più o meno, poi Zangiarpa quanto ci fa? Poco. È Ci fa intimidito. poco, cioè un pochino ci fa, però è a meno uno quel Kyogre è alloccato su Water Spout, quindi io farei Geomancy tranquillamente e boh, ha un altro, anche un altro, Crocket. anche un altro Dropkick su Toxicroak. Ok, ci sto. Ottimo il control che stiamo facendo. Bello Zarina che regge molto bene. Poison Jab che entra su Zarina, non so perché. Perfetto, allora Toxicroak qui ci fa decisamente poco. Io farei, lui potrebbe fare Psyshock su Xerneas, che lo vedo molto probabile. Io farei protezione su Xerneas e spaccherei il Sash all'ele Con Dropkick. sì, con qualsiasi cosa. Comunque se ci muore Zarina non è un problema perché entriamo di Kyogre. Ok, Psychic a Va benissimo. sinistra. Ok, Va benissimo, va benissimo. E ora qui abbiamo praticamente l'ingresso di Kyogre. facciamo Moonblast Water Spout. No, Water Spout no, perché con Toxicroak poi Ok, Thunder. preferirei poi non giocarmi un'eventuale tie dopo Quindi con Kyogre più che Toxicroak. Io farei Thunder, su Toxicroak. probabilmente quella è Sash. Io farei Thunder più Dazzling Gleam. Dai, sì. Ah, Thunder con l'ele e Dazzling sull'ele? Gleam. In modo tale, sì, perché almeno spacchiamo la Sash e copriamo lo switch eventuale di Kyogre. Vero. Vero. Io avrei rischiato il Thunder su Vabbè, Toxicroak. tanto Toxicroak non è assolutamente un problema, Esatto. a meno di crit, appunto. Ma anche col crit. Perfetto. E qui abbiamo vinto. Sì, wow, bella. Basta fare Moonblast su Kyogre e Thunder ancora su Toxicroak. Allora, Thunder, Moonblast e GG. Qui l'abbiamo vinta con Sarina, non potendo fare fake out. Effettivamente lo Xerneas si Sì. tappa easy. No, la cosa importante di Zarina è il fatto che, cioè, sia davvero, davvero buono secondo me come supporter. E soprattutto la cosa buona qui in particolare, o comunque come ho fatto io a Francoforte, ho preferito Dropkick su Power Whip. È vero che perdiamo tanto in fatto di danni, però. Meglio 60 di danno che zero. Però capito, nel senso, il mist in un torneo, soprattutto lungo come quello di Francoforte, te lo puoi aspettare. E Vero. poi. E poi comunque vedi anche lui prima ha switchato proprio Toxicroak ed è già andato a meno 1. Quindi insomma vuol dire. Vero, vero. Anche perché anziché danni, visto che tanto la gente ti predicta il power whip, eccetera, tanto vale. Perciare l'attacco a quello che ti entra. Magari se entra Incineroar, Dropkick fa tanto. È già intimidito. Esatto. Spesso lo switch è su Incineroar. In questo caso è stato su Toxicroak, che anche quello dava noia. Però spesso lo troviamo anche su Incineroar. Per Incineroar, ovviamente, ci pensa a Jump Kick. Giusto, però quando magari sei nel dubbio, in caso c'hai comunque quella. Cioè, se mi butti uno steal, anche Solgaleo, no, Solgaleo no, ma Necroz, ma perlomeno un dropkick te lo becchi. Penso che può essere Sì, comunque, ottimo. insomma, capisci bene che farlo, che mandare a meno 1. Anche lo switch, mandare a meno 1 lo switch è buonissimo. Poi ho Quindi visto. lui in questo caso ad esempio particolare ci ha dato una grossa mano perché ci ha dato la possibilità di reggere il Poison Jab su Zarina, di riprenderci di bacca e di fare Giusto. un po' quello che volevamo, soprattutto di shottare Veltal prima con Helping Hand più Moonblast. Poi il tuo Xerneas era un po' più bulky di questo. Questo è proprio 252-252. Il tuo aveva un po' più di HP. Quindi Sì, una combo del genere. Il mio era un pochettino più bulky, esatto. Il mio Xerneas, parlando dei set, dato che magari prima qualcuno non ne abbiamo parlato, senza andare a spoilerare troppo, ecco, perché come hai detto te, ancora la season è in corso e quindi magari è un po' un macello, diciamo, dare le spoiler. Comunque, sì, il mio Xerneas era un po' più bulky, così come Zarina era abbastanza bulky, anche se i suoi danni li faceva. Ok. Tornadus, vabbè, Tornadus è classico max speed proprio per outspeedare anche il
cioè praticamente di tutto, anche Cartana stessa, ad esempio, con Hurricane, che quindi insomma mandare sparare prima Hurricane di un Cartana è importante. Poi non si sa mai, Mirror di Tornadus è soprattutto pericoloso. Ora con tutti questi Tornadus è bene giocarli max speed, perché insomma parte count di un altro si rischia il grosso a giocarlo modest. Vero. Incineroar e Baccona che regge Xerneas a più 2, un blast di Xerneas a più 2, ovviamente il Timid. Kyogre e Scarf, vabbè, non sto neanche a dirlo. E Among Us Bulky, ovviamente il massimo supporto possibile, con Baccona anche lui. Giusto, quindi 3 Baccone, un setup, uno Scarf e un Tornadus. Che setup a Tailwind, Taunt, sì, Sash giustamente, perché senza Protect se non sbaglio. Sì, quindi Protect, esatto. Ah, ci vogliono, sì, secondo me quelle mosse lì su Tornadus sono abbastanza obbligate. Il Sash mi aiutava proprio in questo, nel fare Taunt, Tailwind, Hurricane e Rendence, perché sono mosse che al momento sono abbastanza forzate. Magari uno può valutare al limite, proprio limite, di levare una delle quattro per inserire Protect, però non lo so. Un'interazione fondamentale penso sia stata Zarina più Tornadus, o comunque Insigne più Tornadus, perché senza Protect ti fanno fake out spesso e volentieri, e avendo il Sash, nel senso, ci vogliono due coglioni d'acciaio per giocare Tornadus. Così. Allora, il fatto è però che quelle quattro mosse, come ti dicevo prima, sono abbastanza obbligate. Cioè, okay, ovviamente Stab che mi distrugge TP Erba e Hurricane, il Taunt per bloccare l'Xerneas, l'eventuale Trick Room, l'eventuale Tailwinder veloci, il Tailwind per mettere la Tailwind in priorità, ovviamente, e l'ultima che è Rendence, che mi è servita per avere sempre il controllo del meteo in priorità. Quindi ti ripeto, magari tra le quattro forse la più sacrificabile potrebbe essere Rendence su Protect. Comunque l'abilità di Zarina, il partire, esatto, con lo stesso fake out, potevano, diciamo, ovviare a questo problema. Poi diciamo che potevi anche predictare molto bene, nel senso, il fake out su Tornadus è qualcosa di abbastanza palese. Ho visto che alcune volte hai potuto magari predictare il fatto che la gente sperasse che tu switchassi, o pensava a uno switch in Zarina, quindi avevi anche quei mind game, forse anche dalla tua a un certo punto, perché quando hai Zarina dietro, o lo tiri o non lo tiri, lui va in paranoia. Esatto, nel senso, soprattutto c'è questa possibilità che si creano, comunque, che è abbastanza tipico di questo meta, crear dei 50-50, però diciamo che l'avversario non sai mai se hai portato Zarina oppure se non hai portato Zarina, se fare fake out o se non fare fake out. Tu dalla tua sai sicuramente se hai portato Zarina o meno, e sai soprattutto se metterlo ed essere sicuro di fare una mossa oppure se non metterlo e farne un'altra. Quindi diciamo che questo, diciamo, poteva aiutarmi, ecco. Vero, metti pressione all'avversario, lui ha bisogno di dati assurdi, perché comunque Zarina blocca le priorità, quindi o ce l'hai o non ce l'hai, io sono in paranoia, mentre magari le incognite che avevi tu per quanto riguarda il team dell'avversario erano tipo quel Groudon sarà Baccona o Soft Sand, quindi magari eri avvantaggiato anche in questo. È stato questo anche una buona cosa nella building, secondo me. Sì, esatto, più che altro il discorso mio particolare era capire gli item. Ora ovviamente ti ripeto, non ho trovato Mirror e non ho nemmeno ad esempio considerato matchup contro Mirror, perché almeno fino a quel momento, per quanto ne avessi visto io, oltre a me, Andrea Pagano e Simone Casini, questo team particolare con questi sei non l'avevo visto giocare a nessuno, quindi non avevo nemmeno considerato Mirror. Ora che magari Tornadus è uscito un po' di più, che qualcuno sta provando questo team, che qualcuno comunque provi 4 sesti o 5 sesti del team, magari è abbastanza più considerabile il matchup su Mirror, e su quello ci dovrò lavorare ancora. Giusto, anche perché insomma non è che uno può vincere un torneo regionale e poi modificare il team per riadattarlo a un'altra cosa nuova nel metagame, insomma. Bisogna lavorare, soprattutto infatti ho fatto così, io ho preso, tra virgolette, ho detto ok, proviamo un attimo un altro team e poi al limite ne riparliamo. Infatti, ti ripeto per l'ennesima volta,
ieri al mid-season di Bologna sono andato con un altro team totalmente, quindi ci sta a provarlo, ci sta a vedere, poi al limite uno fa degli adattamenti in corso d'opera oppure cambia team, insomma le variabili sono tantissime. Giusto, anche perché hai dimostrato e come di saper prendere informazioni, di saper fare cambiamenti al team. Davvero ancora complimenti, è stato un regionale che ho davvero apprezzato, l'ho seguito da casa. La finale contro Iuri è stata combattutissima e tenere testa a un giocatore del genere, anzi addirittura vincere, è stato un gesto atletico che ho apprezzato e che mi ha gasato tantissimo. Per atletico intendevi muovere i pollici. Mentre aspetti. No, certo. E poi, insomma, tutti sanno chi è Yuri, un campione davvero fortissimo. I suoi risultati parlano da sé. Batterlo in finale è stato molto soddisfacente. È stato anche molto, molto bello da poter affrontare in finale. Tra l'altro, una finale tutta italiana in Germania è stata ancora più soddisfacente. E quindi niente, con lui, insomma, inutile dire che è un campione a giocare, sa il fatto suo e non c'è niente da aggiungere. I numeri E parlano. l'ultima cosa, proprio che tu hai giocato prima con Lega, che è tanta roba, Mattias Suchodolski, e poi Yuri Boschetto. Cosa c'era nella tua testa prima di giocare? Cioè, te hai contro un top player, e magari tu sì, una top 16 a Londra l'avevi fatta, però magari top 16 al mondiale non sei ancora riuscito a farla. Cosa ti Sì, passava per la testa? allora diciamo che io al mondiale, nonostante fossi invitato l'anno scorso, non ci sono potuto andare per motivi di lavoro. Quindi io in generale ho fatto pochi eventi internazionali per motivi di lavoro. E detto questo, allora sai, i top player di cui parliamo li avevo incontrati anche il giorno prima in Swiss, nel senso, ti posso fare un esempio, pronti via round 1 io ho beccato Jamie Boyd. Capisci bene che round 1 pronti via ti trovi subito un top player, perché Jamie Boyd è un top player e non mi viene un'altra parola per Giusto. definirlo. Un matto È stato forse. subito abbastanza un bel banco di prova. Più i turni andavano avanti, più mi sono ritrovato il nostro Apamea, mi sono ritrovato Jonas Wiegel, mi sono ritrovato Eric Rios, mi sono ritrovato Bartosz Ekier. Quindi sono tutti giocatori di un calibro altissimo. E capisci, ti ho appena detto 5 nomi su 8 turni Swiss, quindi insomma è stata una Swiss molto dura perché ho trovato tantissimi giocatori forti. Ovviamente in Top Cut si presume siano tutti forti perché se sono lì qualche cosa ci capiscono sicuramente. Sai, nella testa c'è un misto di ansia, di anche tranquillità, tra virgolette, cioè due emozioni più che sentimenti abbastanza contrastanti tra di loro, perché da un lato sei ansioso perché vai a giocare contro un top player, dall'altro sei abbastanza tranquillo perché sai, se sei lì anche te, Esatto, sai il fatto tuo, insomma. forse sai di potertela giocare. Quindi diciamo c'è questo misto di emozioni che è particolare come sensazione. Auguro a tutti quelli che stanno seguendo questo video di poterlo provare perché è davvero una sensazione strana. Esatto, mezzo elettrizzato, mezzo impaurito, ma neanche teso. Esatto, hai proprio centrato il punto. Più o meno è questa sensazione qui. Oltretutto, ci aggiungi il fatto che sei in streaming, ci aggiungi il fatto che ti stai giocando una finale del più grande regionale europeo mai fatto. Insomma, esatto, abbiamo già detto tutto. È abbastanza tosta la cosa. Poi ti ripeto, poi quando. Infatti, l'esempio è stato che una volta vinto, 2 o 3 ore dopo la vittoria, ero stanco. Sembrava mi fossi appena allenato in palestra, in realtà non, cioè, ero lì a muovere i pollici, a pensare alla testa, ma ero davvero davvero stanchissimo, avevo proprio sonno. E questo ti Sì. fa capire come la tensione magari in quel momento era alta e poi si abbassa tutto insieme l'adrenalina, ecco. Sì, ma anche l'energia che un giocatore consuma, perché non è facile stare concentrato per
un'ora in una best of three giocandoti la finale, quindi essendo anche teso. Cioè, io l'ho sperimentato, è bene farlo capire anche a casa, non si consuma poco. E mangiare è anche difficile perché c'hai l'ansia e lo stomaco si chiude. No, 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 è vero. Poi soprattutto, sai, quando ti giochi tanto, tra virgolette, fai una mossa piuttosto che un'altra, esatto, sbagli un turno piuttosto che un altro, rischi di mandare all'aria tutto il plan, rischi di mandare all'aria tutta la partita, quindi è non ti puoi distrarre. È veramente, sì, dicevo appunto, è veramente fondamentale cercare di rimanere il più concentrati possibili e possibile, appunto, cercare di stare lì con la testa senza sbagliando il meno possibile. Poi chiaro, con il senno di poi, siamo tutti bravi a vincere la schedina il lunedì, però questo è, quindi soprattutto quando affronti i giocatori del calibro di Jury, quindi poi sai benissimo che un turno sbagliato piuttosto che una giocata sbagliata può compromettere tutto. Vero, quindi davvero ancora complimenti perché hai dimostrato di avere dei nervi sardissimi, quindi davvero hai dimostrato tutto, hai ancora da dimostrare, quindi ti tiferò un sacco, anche perché siamo compari toscani, è davvero una gioia vedere anche un toscano che va avanti. Ti ringrazio di questa intervista. Grazie a voi, grazie a te in particolare per avermi ospitato sul tuo canale. Quindi ragazzi, tifate Matteo, prendetelo da esempio, giocate il suo team, ma tra virgolette, non lo spammate ovunque, e noi ci vediamo col prossimo episodio. Spero che questa puntata vi sia piaciuta, ditemi qualche sui commenti se vi è piaciuta, se volete che continui ad andare a intervistare i vincitori e ad avere una nostra cerchia, il nostro roster di player migliori della stagione. E niente, ciao a tutti ragazzi. Ciao ragazzi.